Happy, piace la mia nuova cover? Forse però è meglio questa. Oppure questa. Ok ragazzi, come avete capito, oggi si parla di cover per il cellulare. Sono fuori, ho approfittato di una bella giornata e del fatto che avevo voglia di farmi una passeggiata per appunto registrare questo video. E oggi vi mostrerò come avere infinite cover al prezzo di una. La prima cosa da fare è quella di procurarsi una cover per il cellulare trasparente. Io ho un Samsung S5, qui lo vedete con solo la cover trasparente, e l'ho comprata appunto su Amazon, la cover, la vedete anche in uno dei miei unboxing. Dopo aver comprato la cover dovrete fare delle semplici mosse sul vostro computer. Io ho stampato delle foto mie, ho ritagliato in verticale la parte che mi interessava tramite lo strumento di cattura e poi le ho messe su Word, ma alla parte di Word arriviamo dopo. Se invece volete delle cover con delle immagini che prendete da internet, potete andare su qualsiasi sito, che può essere Pinterest, può essere Google Immagini, DeviantArt o cose del genere, o qualsiasi altro sito. Io in questo caso ho scelto Pinterest per farvi vedere, ho inserito la frase cover printable free smartphone, in maniera tale da avere delle immagini che fossero già adatte ad essere stampate. Ho semplicemente copiato l'immagine e l'ho messa su Word. Quando la mettiamo su Word però l'immagine non è fatta per essere la cover specifica per il nostro cellulare, quindi quello che vi consiglio io è di controllare quali sono le dimensioni del vostro cellulare, cliccare con il tasto destro del mouse sull'immagine che avete appena messo su Word e selezionare la dimensione delle foto e inserire i dati del vostro cellulare, le dimensioni del vostro cellulare, come ho fatto io. Potete ovviamente farlo per tutte le cover che volete, avete infinite possibilità. In seguito dovrete stampare il file. E quindi si passa alla parte forse un pochino più delicata e difficile, quella del ritagliare. Cercate di essere il più precisi possibile, ritagliate appunto le immagini. Una volta che avrete finito con le sagome, dovrete smussare gli angoli e fare i fori per la fotocamera e anche per l'altoparlante nel mio caso. Ovviamente è abbastanza facile, una volta fatta la prima la usate come stampo e quello che vi consiglio io è di disegnarvi appunto la mascherina dove dovete tagliare sul retro e poi ritagliare. Non è difficile, se ce l'ho fatta io potete farcela benissimo anche voi. E adesso è molto facile, inserite il vostro pezzettino di carta con l'immagine sulla vostra cover, ve ne mostro una in diretta, questo qui è una mia foto con appunto un tramonto dall'outback dell'Australia e inserite lo smartphone e il gioco è fatto, potete stamparne quante ne volete, guardate qua, io ne ho stampate giusto 8. Come vedete ho stampato un po' di foto mie di fiori, ce n'è questa qui è fatta sempre una foto mia, anche questa, poi c'è questa per Pasqua, giusto per avere anche qualche cover un po' personalizzata, Uluru e questa con una frase. Potete sbizzarrirvi e scegliere ogni giorno la cover più adatta al vostro umore. Io spero che il video vi sia piaciuto, io spero che anche vogliate sostenermi con un like o con una condivisione. Se avete qualche curiosità da chiedermi potete lasciarmi un commento qui sotto. In descrizione trovate il link a tutti i miei social per potermi seguire in maniera tale da
sapere che cosa combino in tempo reale. Questo weekend di Pasqua sarò in una città italiana e se volete sapere dove lo scoprirete soltanto sui social, mentre per i video dovrete aspettare. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!